Allora, intanto buonasera, benvenuti a tutti. È sempre un piacere ritrovarci qua con tanti amici. Le facce nuove qualcuna c'è, ma sono soprattutto persone che si rivedono ben volentieri una volta, due volte al mese. Intanto direi proprio un grazie di cuore a Simone Regazzoni, che questa sera proprio ci regala questo incontro. Non ha bisogno di presentazione, perché se siamo qua, siamo qua per lui, quindi tutti noi lo conosciamo, abbiamo letto di lui dappertutto. Non ultimo, adesso si sta occupando di organizzare dei bellissimi cicli di filosofia, ma non solo, a Palazzo Ducale. L'ultimo ciclo molto bello era sulla ricerca della felicità, che si è proprio concluso ieri. Quindi Simone è veramente impegnato su tutti i fronti, per cui devo proprio ringraziarlo di cuore, anzi facciamo proprio un applauso. Perché ci ha veramente inserito in un periodo della sua vita professionale molto molto intenso. Roma, insomma, tutta l'Italia da nord a sud, eccetera. Ora, le pubblicazioni di Simone sono tantissime. Io ne ho con me un paio, credo l'ultima in ordine di tempo sia questa, Simone Regazzoni e Jacques Derrida, un corpo a corpo, come dice lui all'inizio. E poi ho portato un testo che io ho molto amato. Non è stato un amore a prima vista, perché glielo stavo dicendo. Il testo si intitola Ti amo. Quando l'ho trovato appena uscito in libreria, ho detto: come fa Simone Regazzoni a scrivere un libro così? Io ti amo. Ti amo, senza io, ti amo. E poi devo dire che è stata proprio una sorpresa, una decostruzione del luogo comune, potrei dire. È stata una sorpresa perché questo testo, che è un testo veramente è ricco, ma allo stesso tempo è essenziale, riesce a spaziare dalla musica alla filosofia, alla letteratura, alla confessione intima, è tutto intrecciato in maniera assolutamente misurato, calibrato, non c'è una parte che sia eccedente. Devo dire che è stata proprio una sorpresa, perché portando il titolo così tutto ci si potrebbe aspettare, fuorché davvero qualcosa di sorprendente. Invece, se non l'avete letto, mi dispiace molto, ve lo consiglio, è sorprendente, veramente sorprendente. È delicato, ma allo stesso tempo è fisico, allo stesso tempo è carnale, allo stesso tempo è poetico. Non so come è fatto, ma è venuto fuori una roba molto bella. E poi questo testo, Jacques Derrida, è un testo impegnativo, perché Jacques Derrida è un pensatore difficilissimo da inquadrare. Come si fa a ridurre Jacques Derrida ad un'etichetta, ad un titolo, insomma, è difficilissimo. Però devo dire che sì, forse richiede un po' di conoscenza, magari ci regalerai qualcosa questa sera, però è comprensibile, ecco, non è proprio divulgativo al massimo, ma devo dire che è comunque scritto bene, perché Simone, un po' di conferenze in giro le ascolto anch'io, ha questa bellezza della parola. Bellezza della parola per me significa essere semplici, chiari, alla portata di tutti, sempre, in ogni circostanza. Simone ha questa dote, ha saputo coltivarla, e quindi stasera un po' ce la godiamo. Per cui doppiamente grazie a lui, che veramente ci regala questo. Gliel'abbiamo premesso in due stasera, che sì. Ah, quindi non interroga? dopo. Prima fa lezione, poi testa. È una chiacchierata, perché lo sappiamo bene che qui la dimensione della conferenza non esiste. Non esiste perché veniamo qua per interrogare,
D'altra parte l'esercizio della filosofia è un'interrogazione, per cui veniamo qua per interrogare. E allora lasciamo che le parole arrivino a iscriversi dentro le nostre menti e poi le lasciamo sedimentare e poi le interroghiamo. Per cui ci facciamo un dialogo e se chiunque volesse fare una domanda, interrompere o alla fine del percorso, in mezzo al percorso, ha una riflessione, ha qualcosa da proporci, ben venga, come sempre. Ora ti chiederei da dove vuoi partire, perché essendo un dialogo, ecco, mi piacerebbe che scegliessi tu un luogo da cui partire. Tra l'altro questa sera è presente la sua bambina, sua bambina è Giulia, ed è un grande onore perché non sempre magari segue il papà, per cui insomma deve essere una festa anche per Giulia. Giulia è la sua mamma, quindi forse partirei dalla filosofia come dichiarazione d'amore. Ti ho detto parti da dove vuoi, ma poi alla fine non si poteva che partire. Non si poteva, perché effettivamente è un po' così, no? Per chi ama la filosofia non c'è niente da fare, è un amore a prima vista, cioè è una folgorazione, c'è poco da dire. Io non sono filosofa, lui sì, ma come dire, chi ha a che fare con questo tipo di condizione, io la chiamerei un modus vivendi, una condizione. Condizione totalizzante. Ecco, non si può che partire da questo, la filosofia come dichiarazione d'amore. Grazie Cristina, grazie a tutti voi che siete qui, grazie di questo invito. Io partirei proprio da qui, anche per sfatare il mito della filosofia come discorso astratto, no? Che fa astrazione dalle condizioni in cui opera, dai temi concreti su cui dovrebbe operare, mentre invece, così si dice, si muove in uno spazio alto, quello dei pensieri astratti. Proviamo a cominciare a sfatare questo mito proprio partendo dalla questione amorosa, perché quella questione amorosa non viene posta all'origine della filosofia in astratto, chiedendosi che cos'è l'amore. Viene posta in un simposio, cioè in uno spazio in cui durante una notte, una sera, si inizia di sera, un gruppo di persone, filosofi, poeti, amanti, si ritrovano a casa di un comune amico, dopo che ci sono state delle feste durante il pomeriggio, anche con premiazioni poetiche, per discutere di un qualche tema. Ed è lì, nel simposio, mentre si mangia e si beve, che si parla di filosofia e di amore. Di filosofia e di amore perché non sono due cose separate, anzi, ci dice Platone all'origine, sono una sola cosa. Partire da questo fatto che la filosofia si incarna in un luogo, in un momento conviviale, ci ricorda il fatto che non è un sapere ex cattedra che viene dato da un soggetto ad altri, è un sapere di tipo dialogico, primo elemento da tenere ben presente. Perché è importante che sia di tipo dialogico? Perché significa che chi prende la parola per filosofare non deve fare solo attenzione a ciò che dice, ma all'orecchio dell'altro. Vedete? Le orecchie degli altri sono importantissime, anche se spesso noi non ci facciamo attenzione, cioè il fatto che qualcun altro ascolti questa parola, che questa parola può avere degli effetti su quell'altro. Se io questa sera vengo a parlare qui e non mi facessi almeno l'idea di quello che può essere un vostro ascolto, la mia parola cade letteralmente nel vuoto. Io faccio una lezione su Derrida come se fossi all'università, non terrei conto di questo spazio, di questo contesto, la mia parola non funziona. La filosofia non è una parola che può essere lasciata cadere nel vuoto, è una parola porta all'altro, te la porgo come un qualche cosa, da far entrare attraverso l'orecchio, attraverso la bocca, perché le parole della filosofia, adesso lo vedremo, toccano, sono dei corpi. Noi siamo abituati molto a pensare alla parola come qualcosa di inessenziale. La parola è corpo per il greco, è qualcosa che tocca. Noi lo abbiamo dimenticato, ma in realtà basta avvicinarsi al discorso amoroso per ricordarcelo. Non c'è situazione se non come quella amorosa in cui le parole, piuttosto che dire qualche cosa, ci toccano, ci fanno fremere, ci fanno piangere, ci fanno sorridere, ci fanno innamorare, cioè ci smuovono. Le parole, soprattutto in amore, toccano i corpi dell'altro e possono fare male, bene, sanare, aprire ferite. La filosofia all'origine si ritrova in uno spazio dialogico in cui le parole hanno il peso del discorso amoroso, toccano l'altro, e quindi credo che sia un buon modo per partire ad esperire la filosofia.
perché Platone però decide nel simposio, in questa notte, fino a quando tutti si addormenteranno, l'unico che rimane sveglio è Socrate all'alba, che lascia il simposio mentre gli altri tutti ormai ubriachi dormono, perché sceglie di parlare di amore. Sceglie di parlare di amore perché se noi andiamo a guardare la parola filosofia, io adesso la traslittero dal greco, che è così. In questa prima parte della parola, filosofia, c'è un qualcosa che riguarda il verbo philein, che vuol dire in greco amare. Poi vedremo che significherà anche altre due cose, ma prima c'è questo. Primo dato: spesso pensiamo alla filosofia come il dominio del logos, cioè della razionalità, del concetto, ed è vero, nella filosofia c'è il lavoro del concetto, Hegel parla della fatica del concetto, ma rispetto ad altre forme di sapere ha questa peculiarità, cioè che al suo cuore abbiamo una dimensione di tipo sentimentale. Non è una logosofia, la ragione che si muove per andarsi a impossessare del sapere, e non è neanche sofia, non è sapere, è amore per il sapere, è desiderio di sapere, è un sapere che mette in gioco una dimensione molto forte, anzi quella più forte dal punto di vista emotivo, polarizzando amore e odio sono i sentimenti più forti. Perché è importante sottolinearlo? Beh, perché a differenza del sophon, il sapiente, c'erano i sapienti, il filosofo non possiede ciò che ama. Il filosofo non possiede la sofia. Il filosofo è profondamente ignorante. Il filosofo sa di non sapere, ma non sa davvero ciò che sa. Quindi parte da una dimensione di privazione, che è quella dell'amore, che è quella del desiderio. Il filosofo, il pensiero del filosofo, parte come un'apertura. E a partire da questa apertura si muovono le parole del filosofo per andare a toccare l'orecchio e il corpo dell'altro. Ecco, da qui capiamo perché per il filosofo è fondamentale il dialogo. Se sapesse già tutto, fosse un sapiente, si siede qui, fa una lezione e vi comunica quello che sa. Io non vengo a comunicare quello che so se sono filosofo, ma cerco di interagire a partire da alcuni elementi col sapere dell'altro. Non è importante che l'altro sia un filosofo in termini accademici. Socrate non va a cercare dei filosofi, ma sa che nell'interazione tra tanti può emergere qualche cosa, che è quella tanto ricercata verità. Non ce l'ho io che sono filosofo la verità, proprio non la posseggo, ma non ce l'avete neanche voi singolarmente. Serve un convivio, un consesso di soggetti disposti a porsi in ascolto uno dell'altro, ad ascoltare le proprie parole così come ce le rimanda l'altro, e allora è lì che può nascere quello che è poi al cuore della filosofia, cioè la verità. Ma questa verità appunto sta nel mezzo, non viene posseduta. Perché, e sottolineo ancora questa cosa importante, l'ascolto e la parola che ci rimanda l'altro, perché quando noi parliamo, noi non sappiamo fino in fondo davvero quello che diciamo, quello che vogliamo dire. Nel momento in cui l'altro ci rimanda qualcosa, spesso pensiamo, beh, non ha capito, no? L'incomunicabilità. Però spesso l'altro ci fa scoprire cose che non pensavamo. È da lì che la parola assume tutta la sua forza. E allora, quando il filosofo parla, per esempio io ora che sto improvvisando su un canovaccio, ho parlato molto spesso di queste cose, ma non ripeto in alcun modo una lezione che ho già fatto, non avrebbe senso, non me la ricorderei nemmeno. E tuttavia interagisce con l'occorrenza, con quello che accade, con le parole dell'altro, ed è lì che si va a formare quello spazio di verità, che quindi in primo luogo per la filosofia è uno spazio complesso, è fatto di sfaccettature, è fatto di interazioni, è fatto di parole, alcune che cadono nel vuoto, altre che rimbalzano, passi avanti, passi indietro. Occorre trovare la misura, e la misura del dialogo, attenzione, non è la sua caricatura, cioè l'accordo tra tutti. Significa trovare un'armonia, ad esempio, nelle differenze, nella disarmonia, quella che noi chiameremo una disarmonia, cioè qualcosa che non torna. Beh, tuttavia vanno costruiti degli accordi complessi. Parlo di accordi anche in senso musicale, per il greco questo è molto importante. Si parla di musica, ma lo vedremo più avanti. Quindi,
tornando alla questione, all'origine della filosofia c'è un discorso di tipo amoroso. Ma proviamo a fare un passo innanzi in quella notte in cui si riuniscono in questo simposio i filosofi come noi qui questa sera. Ebbene, si decide di parlare di amore e iniziano a fare dei discorsi sull'amore. Discorsi molto belli, che sono diventati alcuni storici. Uno dei più famosi è quello che, anche se non lo sappiamo, in realtà lo usiamo, quando parliamo in amore delle due metà, noi stiamo citando uno dei discorsi che venne tenuto quella notte ad Atene. Perché? Perché Aristofane racconta un mito dicendo: in origine noi non eravamo due, eravamo così come siamo così, eravamo delle creature sferiformi, ma queste creature sferiformi erano animate da hubris, cioè da un desiderio di scoperta, di ricerca, eccetera. Gli dei vollero punirli, li tagliarono in due e li scaraventarono in giro per il mondo. Ora, queste due metà soffrivano a tal punto che per tutta la vita andavano a cercare l'altra metà per ritornare l'unità che erano in origine. Amore, dice Aristofane, era questo: ricercare la propria metà per ritornare all'uno originario. Il rapporto dell'uno e del fantasma dell'uno per i due è il fantasma per eccellenza in amore. In amore si ha la percezione, nel momento all'apice, di essere uno con l'altro, di fondersi con l'altro. Ebbene, uno di questi discorsi quindi è assolutamente famoso. Ce ne sono altri, ma quello che è più interessante è che quella notte, al di là dei discorsi sapienti, profondi, accurati, che vengono fatti su amore, a un certo punto si capisce che qualcosa non torna. E la filosofia, che è Eros, che è amore, vedremo perché, che comincia a parlare in maniera molto sapiente di amore, non riesce davvero a coglierne l'essenza. Perché? Perché lo padroneggia fin troppo bene. Perché questi uomini, e sottolineo uomini, e sono tutti uomini seduti quella sera, che parlano di amore, ne parlano come di un oggetto che riescono a maneggiare perfettamente con la loro abilità retorica, con il loro discorso, con la loro razionalità. Gli sfugge quella dimensione appunto emotiva che rompe con la razionalità, che fa sì che l'amore sia avvicinabile a una, dirà proprio Platone, divina mania. La parola follia traduce mania in greco. Socrate a un certo punto interviene e dice proprio questo, dice: bellissimi discorsi che sono stati fatti, tuttavia io che sono filosofo non so dirvi una verità sull'amore, vi devo raccontare una forma di sapere che mi ha trasmesso una donna, Diottima. Chi? Diottima. Questo è un passaggio fondamentale per l'origine della filosofia. Un consesso di uomini che però non riesce a cogliere l'essenza di amore, cioè l'essenza della filosofia, e per arrivare al cuore di questo sapere deve essere citato un sapere incarnato da una donna. Neanche Socrate è esperto di cose amorose, benché si dichiari esperto solo di quelle. E allora ci racconta il discorso che gli fece Diottima un tempo. E qui entriamo in uno spazio interessante per la sua dimensione notturna. Quando noi parliamo di razionalità, di concetto, di sapere, associamo tutto questo allo spazio della luminosità, della luce, il lume della ragione. L'illuminismo è stato il momento in cui la ragione viene a rischiarare la notte della superstizione, dove la razionalità si addormenta, eccetera. C'è tutta questa polarità: veglia, razionalità, luce. Tutte le parole che all'origine sono legate al sapere, la parola idea, ha a che fare con la visibilità diurna. Viene dal verbo greco orao, aoristo oida, eidos, idea. Quindi l'idea è qualcosa che si vede, deve stagliarsi su uno sfondo, deve avere una forma autoconclusa. Ebbene, quella notte a un certo punto, nel racconto di Diottima, si dice: noi dobbiamo arrivare a cogliere amore attraverso l'idea di bellezza. Come? C'è quella che si chiama scala amoris. Diottima fa un discorso per far elevare il nostro sapere. Se voi andate a prendere il testo greco, appunto la carnalità delle parole, accade che proprio lì, da una parte, la sintassi, cioè il modo in cui sono costruite le frasi, sembra tremare sotto i colpi di Eros. Proprio quando, come qualcuno emozionato, deve fare una dichiarazione d'amore, comincia a balbettare o a intimidirsi, se l'era magari preparata e poi non gli viene la parola. L'amore è il luogo della gaffa per eccellenza, è il luogo dello scacco per eccellenza. Potete prepararvi come volete, ma se non sapete gestire un certo non saper fare, non sapete fare bene amore. Ebbene, lì a un certo punto Diottima ci dice questo: mettete da parte la vista, mettete da parte la vostra sintassi perfetta.
lasciate andare questo greco, e nel lessico del greco c'è tutta una dinamica del toccare. Si ripete questo verbo aptomai, che vuol dire toccare, vuol dire anche toccare in senso molto fisico e molto sessuale, e si arriva a cogliere l'essenza di amore quasi alla cieca, andando alla cieca a tastoni. Al cuore della filosofia c'è dunque una notte in cui il sapere non ci vede bene, in cui il filosofo si lascia invasare, abitare da un discorso di tipo femminile, quello di Diotima, che ci invita a misurarci con altri sensi, altre forme del nostro sapere, che non sono solo il concetto, che sono la sensibilità, che sono il sentimento, che sono le emozioni. Il filosofo all'origine dice che per avere davvero il desiderio della verità dobbiamo innamorarci della verità. Una verità arida del concetto è una verità, non stiamo bandendola dallo spazio del sapere, la verità della scienza sarà questo, ma la filosofia vi dice: guardate che c'è un'altra verità che è fatta di razionalità, di sentimento, di desiderio, di passione, di più. E così chiudo sulla dichiarazione d'amore del ti amo. C'è un passo ulteriore. Bene, Socrate fa questo discorso, Diotima ci spiega questa dimensione sentimentale, corporea, della scoperta della verità come amore, e a un certo punto però dal di fuori, fuori da questo consenso, qualcuno bussa alla porta e viene davvero a interrompere quello spazio dialogico che era arrivato a un punto davvero alto. Il discorso di Diotima è bellissimo, se non avete mai letto il Simposio andate a leggere, perché è un testo altamente fruibile e con pagine di straordinaria bellezza. Ma qui Platone davvero raggiunge il vertice della sua sensibilità di tipo letterario. Qualcuno bussa alla porta, irrompe accompagnato da musica e da canti di tipo orfico un uomo ubriaco che si siede, non si accorge di essersi seduto vicino a Socrate, poi si gira, lo vede e dice: ah, lui, questo mi ha fatto soffrire le pene dell'inferno, questo è Alcibiade, che è stato un amante di Socrate ed è ancora follemente innamorato di Socrate. E lì abbiamo una dichiarazione d'amore di Socrate per Alcibiade, una dichiarazione bellissima, sfrontata. Al cuore della filosofia non c'è solo quindi un discorso sull'amore, ma proprio una dichiarazione d'amore, la dichiarazione di amore di Alcibiade a Socrate, che non è riassumibile in un discorso sulla dichiarazione d'amore, semplicemente un dichiarare l'amore, che è quanto di più oscuro, di meno razionale ci possa essere. In questo senso l'origine della filosofia è davvero complessa e stratificata, perché un altro senso di questo verbo philein è non solo amare, che ha ancora una sua dimensione, possiamo anche concepirlo in senso astratto, il problema dell'amore, amare, più carnale, baciare. Philein vuol dire anche baciare. Non è una buttade filologica, perché un grande filosofo, poeta, pensatore dell'Ottocento, Novalis, dice: la filosofia inizia con il primo bacio. Novalis non è impazzito dicendo questo, sta lavorando sul cuore del verbo philein e sta scendendo a una dimensione più fisica, più carnale della filosofia. La filosofia non è mai scorporata, è sempre in un soggetto, in un corpo per il greco. Perché? Perché non è un sapere, è una pratica, è un modo d'essere, è quello che noi chiameremmo un habitus, una forma anche etica, che deve essere fatta di esercizi quotidiani di pensiero incorporato. Quindi quel baciare di cui si parla nella dichiarazione d'amore è al cuore della filosofia. Di più, l'ultimo significato, che è quello che però è l'atto mancato del simposio, perché, narriamo l'aneddoto, Alcibiade racconta a tutti, come fosse un pettegolezzo, c'è questo Socrate, io andavo, mi sentivo tutti i suoi discorsi filosofici, il mio cuore fremeva, poi cercavo di farlo parlare di più, così restava a casa fino a tardi da me, poi lo invitavo a dormire, poi una sera ci sono riuscito, non rientra a casa, lo metto sotto la copertina, però va in bianco. L'altro significato di filosofia è fare philein. Non è solo amare, più astratto, baciare, ma anche proprio l'atto stesso del fare. Potremmo riprendere da qui e tornare adesso all'origine, alla questione delle parole. La filosofia è un fare l'amore con le parole, nel senso che la filosofia non trasmette dei concetti, ma produce innamoramento, produce quell'atto che è un atto al contempo di condivisione, di sapere e di incontro dei corpi.
Da qui, quando mi accingo a scrivere quel libro lì, l'idea appunto proprio di misurarci col tema della dichiarazione d'amore, che è al cuore della filosofia, ma con cui la filosofia non riesce a venire a capo. Non troverete un libro che vi dice come fare la dichiarazione d'amore, ma non c'è una filosofia degna di questo nome che non contenga qualcosa come una dichiarazione di tipo amorosa. Derrida, che è l'altro libro di cui magari parliamo dopo, però a un certo punto fa una cosa straordinaria. È all'inizio della sua grande carriera filosofica, comincia a essere apprezzato come uno dei filosofi più importanti sulla scena accademica. Come dici tu? Prego. E Derrida cosa fa? Ha scritto delle opere teoretiche molto complesse, difficili. In quel momento sta vivendo a livello personale una storia d'amore con una sua studentessa e amante. Questa roba può finire in un discorso filosofico o no? Certo che sì, se non concepiamo la filosofia come sapere accademico. La filosofia di Kierkegaard è tutta legata al suo rapporto con Regina, la sua amante, amata, che poi non sposa, eccetera. Nietzsche, c'è tutta la sua biografia dentro, ma pensate ad Agostino, cosa sono le confessioni. Derrida rompe col sapere accademico, prende una serie di lettere che si sono scritte lui e l'amante, che è l'attuale moglie di Jospin, così avete il quadro completo, le pubblica come lettere d'amore. Perché? Perché l'epistolario amoroso è un genere di scrittura della filosofia. Derrida in quel momento esce in uno spazio in cui sembrava l'Accademia aveva lasciato da parte queste cose e ritorna ponendo le dichiarazioni d'amore alla sua amante, con poi riflessioni sulla filosofia, eccetera, ma in cui c'è questa dimensione di apostrofe. Mi rivolgo direttamente a te, do del tu, anch'io do del tu al lettore. Poi ciascuno evidentemente si può identificare i propri fantasmi, io, tanti dicono, ma chi sono questi vari tu, compresa mia moglie, ma chi sono tutti quei tu? Non chiedere mai troppo, tu per filosofia peraltro. Non. Quindi, il punto è proprio questo. All'origine Platone ci ricorda che genere di pratica e di discorso della filosofia, non un sapere astratto, non solo razionalità, capacità di costruire dei discorsi articolati che tengano insieme la dimensione più singolare del soggetto. Sono io che firmo il testo di filosofia, ma io con la mia biografia, la mia idiosincrasia, il mio stile, e in quello la capacità di muoversi verso uno spazio di verità. Da qui la sfida di quel libro che mescola inevitabilmente biografia, il simposio di Platone, la riflessione di un grande psicanalista che si chiama Lacan sul simposio di Platone e della musica. Perché? Perché straordinariamente in quel dialogo Platone a un certo punto crea musicalità nel linguaggio filosofico che usa, cioè usa quasi un metro poetico. Appena entra Alcibiade in scena portandosi dietro suoni di flauti, il ritmo del discorso cambia. Se uno al greco lo percepisce bene, ma nella traduzione che è uscita per Einaudi è straordinario, è quasi cantato quel pezzo. Perché? Che quando devo esprimere qualche cosa che le parole come mezzi per veicolare un significato non sanno più esprimere, io lavoro sul suono. Perché in amore ci ripetiamo il nome dell'amato o dell'amata? Che cosa diavolo, e ci emoziona quella roba? C'è un significato? No, è suono. Se siamo adolescenti lo scriviamo magari più volte. Perché? Perché la dimensione sonora è quella in cui mi sento più toccato. La musica in amore è importantissima. Chi non si ricorda nel primo amore che musica c'era? C'era sempre dietro una qualche musica o qualcosa? O dedicare una canzone? No, ti ho dedicato una formula di fisica quantistica. Ce n'è anche una molto bella sulle particelle entangled, però è una cosa molto ricercata. Non ti dedico una formula di quel tipo, né un'espressione, ma ti dedicherò piuttosto una canzone o una poesia. Cioè quelle forme di linguaggio dove il ritmo, la musicalità, la parola si fa corpo e non trasmetto solo un significato. Quindi la sfida di quel libro lì era ritornare all'origine, riflettere su questo, ma anche mettersi in gioco, perché io stesso ho avuto dei dubbi. Volevo scrivere un saggio sul tema dell'amore nell'origine della filosofia, ma poi anch'io rischiavo di fare un po' il filosofo che tiene a distanza l'oggetto, e a quel punto ho detto no, mettiamoci in gioco, scriviamo un libro sull'amore, la dichiarazione d'amore, in cui ci siano anche reali dichiarazioni d'amore all'interno. Mi piaceva, se posso, condividere con voi proprio la prima pagina, l'apertura, perché Simone ha scelto delle citazioni stupende. Da Jacques Derrida ha scelto questa.
Scrivo per te, non parlo che a te. Tu sei forse la sola a saperlo, ma lo sai meglio di chiunque altro. Non hai ragione di dubitarne. Mi ami? E poi un'altra citazione da Lambadieu, stupenda. La dichiarazione d'amore non deve per forza darsi una sola volta, ma può essere lunga, diffusa, confusa, complicata, dichiarata e dichiarata di nuovo, è destinata a essere dichiarata ancora. È il momento in cui il caso è fissato, nel quale si dice a se stessi: ciò che è successo, questo incontro, ecco ciò che dichiarerò all'altro. Gli dichiarerò che cosa è successo per me, vale a dire qualcosa che mi impegna. Ecco, ti amo. Aggiungo che, proprio perché avevo fatto una promessa a mia figlia, se parlavi d'amore, diceva: se parli d'amore però devi parlare di me. In questo libro c'è una frase, lei non lo sa perché era piccola, che è sua, che dice: lo sai che se non mi racconti la favola io non posso addormentarmi. Me l'ha detta, avrà avuto 4 anni, credo, me l'ha riproverato una sera: io non posso dormire se tu non mi racconti. Te lo dico sempre. Che è l'idea che io non posso lasciare il giorno senza una parola. C'è bisogno di accompagnarmi sulla soglia della notte con una parola. Proseguire il nostro dialogo potrebbe essere: ma questa dichiarazione d'amore come si scrive? Perché è chiaro che qui allora entra in gioco tutto il discorso della scrittura, cioè la filosofia e la scrittura. Tra l'altro, appunto, tu dici in maniera molto chiara e molto immediata che lo stesso Derrida non sapeva bene, anzi all'inizio lui avrebbe voluto fare lo scrittore, non il filosofo. E quindi qui si gioca veramente tutta la questione della filosofia e della scrittura. Partiamo proprio dal rapporto dichiarazione d'amore scrittura, perché è abbastanza importante. C'è ancora però abbastanza l'idea che comunque il rapporto amoroso, la dichiarazione amorosa, il linguaggio amoroso abbia bisogno a un certo punto di sedimentarsi in una scrittura. Una lettera, poi sarà oggi un messaggio WhatsApp, quello che volete voi, io non sono poi così esperto delle nuove dinamiche, però bisogna di qualche cosa che resti, un biglietto, un qualcosa, perché? È interessante questo legame tra, oppure uno dice: mi sono amato, ma non ho mai scritto una riga, non ho mai scritto un biglietto, eccetera. Un poco strano, ma non è che dico che non può succedere, però stiamo parlando per lo più che cosa accade per capire come funziona un'esperienza. Ebbene, la scrittura è legata da sempre al rapporto amoroso. Che siano stati gli epistolari, che siano il biglietto, che siano il messaggino, eccetera. Difficile pensare anche oggi, dove la scrittura non ha più i supporti classici, lettere d'amore probabilmente non vengono più scritte, però è impossibile anche per un giovane oggi pensare a una relazione amorosa senza i loro messaggi, i messaggini. Perché questo? Perché noi, senza che questa sia una cosa riflessa, nel senso non c'è che non ci sia riflessi, abbiamo un'esperienza molto particolare della temporalità dell'esperienza amorosa, che Platone nel Simposio ci dice, e anche Derrida poi lo ricorda nel suo libro. Prendiamo la dichiarazione d'amore, la più banale, quella di ti amo. Perché ho voluto usare ti amo? Perché in amore voi potete inventare tutto il linguaggio che volete, tutte le poesie. Però quando fate la dichiarazione d'amore, quella parolina lì è la più universale, la più banale, la più usurata. Quasi tipo quando la vedi, no, basta, quel ti amo. E tuttavia lo sforzo enorme è di prendere la cosa più universale che hanno usato tutti e renderla singolare. Che è il grande problema. Come posso farti capire con questa parola usurata, stereotipata, eccetera, che
che quel ti amo lì che dicono tutti esprime una cosa solo mia, perché se non lo faccio ti sto dicendo ti amo senza dirti niente, perché ti amo vuol dire voglio solo te per come sei, per quel, per in questo momento, eccetera eccetera, questa dimensione di singolarità. Al contempo però c'è un'altra grande sfida: se io ve la pongo in un termini filosofici risulta subito il rapporto tra amore, dichiarazione d'amore ed eterno. Se voi dite sì, va bene, dai, queste sono cose da Baci Perugina, l'amore finisce, non è eterno, nessuno dichiara l'eterno l'amore. Bene, controesempio, filosofia ragiona spesso così. Pensate di dire a qualcuno ti amo per un mese, ti amo per una settimana, ti amo per 2 anni e mezzo, vi ridono in faccia, secondo me la serata è andata malissimo. Perché l'altro non può accettare una dichiarazione di questo tipo? Perché per quanto sia implicita, per quanto non ci sia una riflessione sopra, e per quanto se venisse esplicitata ci apparrebbe ugualmente ridicola, ti amo eternamente, poteva andare nell'Ottocento, oggi non funziona. Però non c'è ti amo che in quel momento non pensi quella temporalità come non finita. Io non posso dichiararti amore nel momento in cui ti dichiaro amore, penso comunque tanto tra un po' questa l'amore. Sto dichiarando dell'altro, allora sto usando, sto manipolando, ma se sono innamorato, o se con rispetto, io quella temporalità faccio esperienza di cosa? Poche volte la faccio. Dell'eterno. L'eterno è non finito. Io so che quella roba lì per me durerà all'infinito. Poi finisce, perché molto spesso finisce, magari poi dura, però anche se dura tutta la vita finisce. Però è un tipo di esperienza di temporalità diversa. Per questo il tempo dell'amore è sospeso, è davvero. Sembra che si crei un bozzolo attorno a quei due, cioè quell'uno di cui parlava Platone, quella sfera, perché facciamo un'esperienza di temporalità radicalmente diversa. Lo hanno detto alcuni filosofi contemporanei, non c'è dichiarazione d'amore che non faccia l'eterno nel tempo. È evidente che poi però passa, allora era un'illusione psicologica, no, c'è un passato che non passa. Noi ce lo ricordiamo quel passato lì, non passa mai, rimane lì, incastonato nel tempo. Nella dichiarazione d'amore, nella relazione d'amore, anche quando sarà finita, non passa. Allora facciamo l'esperienza di un eterno, non come qualcosa che durerà davvero in eterno, ma come un passato che non passa, che puntualizza la nostra vita, mette un punto lì, e quel punto lì rimane fermo, non ve lo dimenticate. Non è detto che voi abbiate voglia di ritornarci con la memoria, perché molto spesso l'esperienza è ancora così forte, quindi la lasciate al passato, ma non passa quella roba. E quindi la versione del legame amore-scrittura è questo: vogliamo sentire fisicamente una temporalità diversa per quello che scrivo, cioè la scrittura per un soggetto è l'esperienza di qualcosa che mi può sopravvivere. Inconsciamente la scrittura è sempre testamentaria, quella roba lì che scrivo potrà essere letta, questi libri magari non li leggerà nessuno, però finisco in una biblioteca, li potranno leggere quando non ci sarò più, li leggono già in mia assenza. C'è incastonata nella scrittura la dimensione dell'assenza, nella sua dimensione relativa, deve essere leggibile e comprensibile anche se io non sono lì presente, non è come la parola orale, che se io non ci sono non c'è più, può sopravvivere, quindi è già testamentario. Da lì la temporalità della scrittura resta, qualcosa che resta oltre la mia vita, e quindi il suo andare a incontrare la dichiarazione d'amore. La dichiarazione d'amore quindi è sempre già scritta, anche se non arrivassimo a scriverla, cioè qualcosa che resta più di quanto non restino altre parole. Le parole d'amore hanno una temporalità e una consistenza diversa. Questo la filosofia se lo ricorda fin dall'inizio, e Derrida è un altro filosofo che lo riprende in maniera forte. Perché se la filosofia ha un rapporto molto complesso con la scrittura, vorrei aprire la parentesi di tutto il problema con la scrittura che aveva Platone. Era ossessionato dalla scrittura Platone, la chiamava un farmaco, cioè un farmaco vuol dire veleno e al contempo rimedio. È un rimedio contro la mia assenza, supplisce quando io non ci sono eccetera, ma anche un veleno che va in giro, mi dà la morte, non appena scrivo io posso essere già morto perché quelle parole possono sopravvivere, quindi potenzialmente non ci sono più. Quindi ogni volta che scrivo faccio un'esperienza di tipo luttuosa. Quando uno lascia, abbandona un libro, per quel libro lì io come autore non ci sono già più, perché in mano a chiunque lo legga e darà vita appunto alle orecchie di tutti quelli che lo andranno a ascoltare leggendo, ma io non ho messo più bocca, quelle parole sono corpi estranei. In filosofia la parola è questo, è un corpo estraneo a me, prima era intimo ma poi diventa estraneo, che si aggira e va a toccare ad altri corpi producendo irritazione, innamoramento,
volte anche noia. La parola può produrre diversi effetti, da qui l'esigenza di lavorare sulla scrittura in maniera il più possibile affinata in termini di stile. Cioè la scrittura filosofica, tolto il filosofo, cioè il professore accademico che deve scrivere il suo libretto per il concorso, deve avere uno stile, cioè la marca mia singolare. È un supplemento di corpo. Il corpo è la cosa più singolare che abbiamo, una cosa insostituibile. La grana della nostra voce è insostituibile, i concetti che diciamo possono essere comuni, ma il modo, il tono, lo stile, l'intercalare, il modo della voce sono unici. E allora scrivere un libro di filosofia è davvero venire, diciamo, in rapporto con un nostro pezzo di corpo che estraniamo da noi stessi e lo poniamo lì. E che ha questa dimensione con cui spesso dobbiamo anche lottare. Quando scrivo il libro su Derrida, il primo capitolo lo intitolo Corpo a corpo, perché Derrida è stato il mio maestro. Intendiamo questo elemento. Io conosco Derrida in termini di parola. Avevo vinto un dottorato su di lui a Genova, vado a un convegno e si presenta anche Derrida. Non sapevo che sarebbe avvenuto un convegno su di lui, sul Lago d'Orta, arriva Jacques Derrida. Io ero uno studente, emozionatissimo, faccio un intervento, probabilmente non è troppo brillante perché avevo Derrida seduto due sedie davanti, Derrida alza la mano e dice: moi je suis d'accord avec lui, sono d'accordo con lui. Come ti chiami? E io balbettando avevo risposto Simone, qualcosa del genere. Da lì è stato un incontro di due parole, ci vediamo fuori e mi dice: cosa fai? Dico: lavoro su di lei. Ah, vieni su a Parigi. E io parto, vado a Parigi, sto patronando a Parigi con Jacques, seguendo i suoi corsi e tutto. Questo libro, anche qui avviene, e c'è stato quindi un incontro. Per me il primo libro che lessi di Derrida me lo regalò mio padre, a proposito di regali, no? Giovani d'oggi, eccetera. Non era un CD del cantante Sfera e basta, era, avevo 18 anni, la maturità uscì con 60, che al tempo era il massimo dei voti, e bravo, cosa ti regalo? Un libro di un filosofo. Io gradì, però mio padre non sapeva neanche chi fosse, ho fatto la terza media, però filosofia, bravo, gli regalo il libro del filosofo. Inizio a leggerlo, non capisco quasi niente, Spettri di Marx, mi innamoro della prosa di questo filosofo, come scrive bene. E iniziava quel testo, io vorrei imparare a vivere infine. Io vorrei imparare a vivere infine. In francese è je voudrais apprendre à vivre enfin. Apprendre vuol dire sia imparare sia insegnare. Quel testo mi innamora dall'inizio a leggere Derrida. Ci ho messo 10 anni per capirlo. Però sono andato a scontrare con le sue parole. È un'esperienza fisica la filosofia, perché quando parliamo della difficoltà, io non sono, evidente, quando siamo in un consesso qui, calibriamo il discorso, eccetera, ma io sono anche perché la filosofia, a certi livelli, a certi rispetti, la sua difficoltà. Se voi dovete studiare Hegel, vi dovete rompere la testa sulla logica di Hegel, è una cosa difficile, è pesante, eccetera. Però serve allenamento. La filosofia richiede anche quello, io non sono per quello, bisogna semplifichiamo tutto, rendiamo tutto, no, perché le cose importanti implicano anche, sei disposto a fare un po' di sforzo per seguirmi. Mentre il libro Ti amo è molto fruibile, anche se poi a un livello più stratificato, forse ancora più difficile, perché sono cose lasciate, accennate, eccetera, questo su Derrida è ostico, c'è niente da fare, ma quando mi chiedono di scrivere dico, su Derrida non voglio fare la banalizzazione, scrivo un testo corpo a corpo con il mio maestro e quindi lavoro un corpo a corpo con lui, che è un filosofo non facile. Un filosofo ha scritto tantissimo, quasi un centinaio di testi, bisogna averli letti tutti, padroneggiarli bene, allora si entra in uno straordinario pensiero. Finisco su questa cosa dello sforzo. La filosofia all'origine, c'è un'altra parola che voglio scrivere, è filos, è filein, è amare, eccetera, ma questo amare non è un lasciarsi andare, attenzione, è... si legge askesis, da cui deriva la nostra parola ascesi, elevazione, rinuncia, eccetera, ma che in origine voleva dire, preso dalla ginnastica, allenamento. In filosofia bisogna allenarsi, ci vuole askesis, tanta askesis. Se non ti alleni, non fai quel salto che ti permette di arrivare a un livello più alto. La filosofia da Platone nella caverna è presentata come un movimento di rivolgimento dell'anima su se stessa, dice periagogè oles tes psyches,
Peria Gorgia vuol dire girare attorno, l'anima gira attorno su se stessa e comincia a salire. Ascesi, ma nel senso di allenamento, cioè vi richiede un certo sforzo. Da qui l'idea che nell'antichità la filosofia, il ginnasio, cioè lo spazio della palestra dell'allenamento, fossero un tutt'uno. Ma se vi dico cosa vuol dire questo nome qui, e poi dite, vabbè, Platone è Platone, non si chiamava Platone. Questo qui è un soprannome, deriva da... Traslitterò così: Platus, che vuol dire spalle. Platone era chiamato Platone dal suo maestro di ginnastica, o meglio di pancrazio, cioè di lotta a terra, quello che oggi chiamiamo grappling, ed era soprannominato Platone perché aveva le spalle larghe. L'idea dell'esercizio fisico come allenamento e come ascesi è riportata nel discorso filosofico, che è tutt'uno con questo. Da qui il fatto che i dialoghi platonici siano pieni di metafore fisiche, di lotta, di pugni, di movimenti per scostarsi, eccetera. Se uno vuole fare filosofia, la può fare. La filosofia, diceva Epicuro, non si è mai né troppo giovani né troppo vecchi per filosofare, devi essere disposto a allenarti, come in ogni pratica buona. Allora ripeterai 20 volte, rileggerai 20 volte la stessa pagina. Qualcuno mi diceva, ho letto il tuo libro, bisogna rileggere più volte in questo idea di una, sì. Come se volete fare... Io pratico arti marziali, se volete fare un bel calcio laterale vi dovete mettere lì al sacco e 50-100 volte lo fate. Poi lei ride perché le fa anche lei, però serve quello. Se qualcuno pensa di poter fare un bel calcio laterale avendolo visto, non lo fa. Ma non è perché non è per lui, ma perché non è disposto ad allenarsi. Quindi anche la filosofia, allenamento, e si riesce ad arrivare. In questo senso chiamo il libro un corpo a corpo con Derrida, perché è anche un esercizio. Per me sono stati anni di esercizio faticoso. A Parigi vivevo in una soffitta senza riscaldamento, avevo una stufetta che mi aveva portato a quei tempi, era la mia ragazza, mia moglie. È stato uno spazio davvero di ascesi e di allenamento. Io mi ricordo dei pomeriggi a studiare Derrida, che mi fermavo, prendi fiato e vai a camminare. Devi, non arrivavo davvero a concepire il concetto, cioè a ferrare, cammina, muoversi, eccetera. Questa idea di camminare, quando anche non so, un altro l'ha praticata proprio qui attorno, tra Ruta, Rappale, era Nietzsche. Nietzsche è il grande filosofo camminatore, che ha ritrovato proprio sulla via del cammino tanti suoi pensieri. Il pensiero ritorno gli è venuto camminando. Tra Genova e qui non so quanti chilometri abbia fatto quando viveva qua. Perché? Marciare, allenarsi, dare corpo, eccetera. Noi abbiamo dimenticato queste cose, ma Nietzsche le riporta in auge, nell'antichità, pieno di tutto questo. Quindi il mio corpo a corpo con il mio maestro è davvero anche una lotta, un prendersi bene, male, a volte rimanere incastrato sotto il suo peso, perché è un filosofo davvero pesante. Però è vero, c'è tanta fisicità, ma il pensiero è fisicità. Cioè l'idea dell'astrazione, che è sbagliata, Hegel lo diceva, mai l'astrazione, rifugiamo l'astrazione, un pensiero astratto è un pensiero vuoto. Un pensiero che ha un peso è un pensiero che riesce ad arrivare alle vette, ma poi si riconcretizza. Prende corpo, ha un contatto diretto non con la superficie della realtà, ma con il suo cuore, perché è andato a trovare la presa giusta. Concepire, concetto, significa afferrare. Allora un concetto nel senso vero è saper dare la presa giusta sulla realtà. Ecco, vorrei tornare o andare verso quello che in questo momento mi viene, il desiderio di scrittura e il desiderio di letteratura, e poi chiaramente vedere come ci giochiamo l'eredità, questa parola eredi, che è molto bella in questo testo, proprio le tue riflessioni su ciò che significa ereditare, molto bello, perché ci implica proprio nella questione forte, siamo tutti eredi, no? Certo. Ecco, ma in che modo? E questo mi sembrano aspetti interessanti che hai proprio evidenziato. Torniamo alle parole. Allora. La parola desiderio ha dentro una parola bellissima che è sidera, stelle. Desiderare significa, ci sono varie ipotesi, però
smettere di contemplare le stelle a scopo augurale, oppure contemplare con una distanza le stelle. C'è nella parola desiderio quanto di più forte ci sia, nel senso di tensione verso qualcosa e impossibilità di arrivare a riappropriarsi. Desiderio è sempre qualcosa che guarda alle stelle, cioè qualcosa che guarda verso l'incommensurabile. Non c'è desiderio senza incommensurabile, che è un'altra parola che amo molto, cioè senza qualche cosa che non può essere ridotto a una qualche misura. La fascinazione del cielo stellato fin dall'antichità è proprio questo: per un vivente umano il cielo stellato è quello che non è riconducibile a misura delle cose di cui ho esperienza quotidianamente. Da qui tutta, fin dall'antichità, l'idea di mappare il cielo, di vedere, di cercare delle regole, delle forme, dei disegni, perché mi può aiutare a orientarmi nello spazio della Terra, tramite le stelle che i naviganti si orientano. Ma nel cielo stesso io non mi oriento, perché sono di fronte a qualcosa di incommensurabile. Attenzione, perché fin dall'antichità questo tema è sentito in maniera fortissima. Da loro fino a Nietzsche, diciamo, quando si volge lo sguardo al cielo, si svolge lo sguardo a qualche cosa che attrae, al contempo sgomenta. Attenzione, non il cielo diurno, il cielo notturno. Perché il cielo diurno ci protegge, il cielo diurno ci dà lo spazio del mondo. Lo spazio del mondo, per quanto per un antico non sia a portata, diciamo, di sapere come oggi, è comunque uno spazio in cui io mi so muovere. E la volta del cielo diurna è una volta che protegge, non ci dà lo sguardo dell'oltre. È solo al momento in cui viene meno la luce che ci si apre l'infinito, lo stellato, l'universo. E allora lo spazio notturno, che per tutti è affascinante e al contempo inquietante, è lo spazio in cui noi ci ritiriamo. Lo spazio notturno, uno può essere... lavora, cioè, ma perché di giorno stiamo svegli, di notte siamo conformati così antropologicamente? Ma ci sono anche delle costanti culturali. La riscoperta della notte come spazio della vita viene tardi, viene con la prima illuminazione a gas e poi elettrica. Prima lo spazio della notte era lo spazio in cui non si sta fuori, lo spazio del pericolo, dell'incommensurabile, dei mostri, del mito, eccetera. Le stelle sono in questo spazio dei segnali di qualche cosa per cui non c'è possibilità di sapere. E quindi il desiderio è questa cosa, il rapporto all'incommensurabile. Il philein di cui parlavamo prima, la mare della filosofia, è philein nel senso forte del termine, è amore come desiderio. Dove desiderio, lo spiega bene Socrate, è impossibilità di riappropriarmi di ciò che desidero. Poi a un certo punto io arrivo a riappropriarmi. Ma Socrate dice: attenzione, se una cosa io la desidero e poi me ne approprio, uno dice: ma io posso continuare a desiderarla? Lui dice: sì, ma non la desideri al presente, desideri che ci sia ancora fra un po', al futuro. Il desiderio è sempre solo mancanza. Non desidero mai qualcosa che è davvero presente, e se lo ho in mano, c'è tutta la metafora del possedere in mano, anche quando arriva al possedere, se la desidero ancora vorrei che fosse ancora qui, ma la proietto verso il futuro, verso il non ancora. Quindi la prima questione del filei amoroso come desiderio è: non arrivo mai a impossessarmi di qualcosa. Da qui la questione importante del rapporto con la verità. La filosofia non è dogmatica, perché quando anche possedesse un frammento di verità non è quello che desidera. Forse non gliene frega niente al filosofo quando è arrivato a impossessarmi. La desidera ancora un po', proiettata verso il futuro, un po' diversa. La ricerca continua. E in questo senso la filosofia è strutturalmente desiderio. Ho avuto una polemica recente con un medico, come Burioni, sull'idea di verità. Non che io non sia d'accordo con quello che dice sui vaccini, che secondo me ha ragione. Ma stiamo attenti quando concepiamo una verità come dogmatica, assoluta, perché non è mai così. Non è mai così neanche nella scienza, non apro il capitolo, ma anche nella scienza non c'è verifica, c'è falsificazione, eccetera. Tutte le volte che qualcuno pensa di avere una verità, di veicolare una verità, siamo in un ambito dove c'è molto rischio per il pensiero, per i soggetti, per la parola, eccetera. In questo senso la filosofia, con il suo amore stellare, Nietzsche parlava di amicizie stellari, di coloro che amano allontanarsi, è un rapporto con la verità complesso dove nessuno la possiede mai in mano, la verità. E quando la possiede, magari di una farfalla l'ha già rovinata. Quindi la desidera per il futuro. Qui si inserisce il grande discorso del desiderio di letteratura e di scrittura. Per arrivare a Derrida, spiace, non spiace, mi piace, bisogna di nuovo partire da Platone. Parto da lui perché per me è stato il primo grande amore.
Io lo lessi in spiaggia a 14 anni all'isola d'Elba. Critone, Fedone, Apologia di Socrate. È preoccupante. Innamorati. Sarebbe preoccupato. Accade. Cosa dice Platone? Platone, un certo Platone era, nasce non come filosofo, ma come compositore di tragedie. A un certo punto deve partecipare a un grande concorso di tragedie, questo ce lo racconta Diogene Laerzio, che era il gossip del tempo, volevate sapere dettagli sulla vita dei filosofi, c'era Diogene Laerzio che vi raccontava. Diogene Laerzio si racconta che Platone a un certo punto incontra Socrate, brucia le sue tragedie e passa alla filosofia. È emblematico, come in tutti i racconti dell'antichità c'è un significato dietro. Perché? Perché Platone è vero che passa alla filosofia, ma cosa scrive? Dei trattati? No. Scrive dei dialoghi che sembrano quasi tragedie, c'è cioè una messa in scena, quella del Sitosio di prima, non è, c'è un gruppo lì che cominciano a parlare, che cos'è l'amore, l'amore per me? No, c'è Socrate per strada, dice mi sono fatto bello per andare ad un bello, da un bello, si è messo i sandalini, come viene tradotto i sandalini nuovi, è tutto pulito, eccetera, e va a casa dell'amico, va a fare una sertina di quelle fatte bene. C'è tutto un racconto, narrazione, dialogo, en passe, sono tanti dialoghi che non, alla fine chi c'è, qual è allora la verità? Non si sa. Socrate stesso non riesce, diciamo, ad arrivare a dare una risposta. Si chiamano dialoghi aporetici perché finiscono senza avere una conclusione. Bene, Platone scrive questi socratikoi logoi, cioè dei dialoghi, che hanno una forma letteraria altissima. Platone è il primo filosofo, ma anche il primo straordinario letterato dell'antichità. Se noi lo leggiamo ancora e ci piace più di Aristotele, io non vi ho detto, prendetevi la metafisica di Aristotele, vedrete che pagine belle, sì, belle, però pesante. Mentre potete leggervi tranquillamente il Simposio di Platone come ho fatto io a 14 anni in spiaggia. Il libro Labda me la metafisica non me lo sarei letto in spiaggia a 14 anni, mi avrebbe forse allontanato dalla filosofia. Quindi lì c'è una capacità letteraria all'origine della filosofia straordinaria. Di più, a partire dal romanticismo, qualcuno, Schlegel, dice Platone è un romanziere, il primo grande romanziere. Se romanzo è pluristilisticità, temi differenti, racconti, eccetera, qui abbiamo i primi romanzi. Nietzsche riprenderà la questione, dice, no, Platone scriveva di straordinari romanzi. Non avevano torto. Ci troviamo di fronte a uno straordinario racconto letterario, indubitabilmente letterario, al cui interno uno dei personaggi, che si chiama Socrate, mette fuori delle tesi filosofiche. Però anche dice tutta un po' la semplificazione della storia della filosofia, per cui noi facciamo astrazione da tutto il resto, ci prendiamo i discorsi di Socrate, li scorporiamo dal corpo del romanzo e quella è la filosofia di Platone, che è un'operazione iperbanalizzante. Mi va bene se in primo liceo ti devo spiegare Platone, ma a un certo punto noi dobbiamo misurarci con una complessità, per cui Socrate è uno dei personaggi che dialoga con altri. Se dobbiamo dare retta a Socrate, a un certo punto nella Repubblica dice c'è un antico dissidio, palaia di Aforano, tra filosofia e poesia in termini di narrazione. E quindi i poeti bisogna espellerli dalla città. Fuori poeti, fuori la narrazione, la filosofia deve stare distante dalla narrazione. Ma questo ce lo dice uno all'interno di una narrazione, in cui il rapporto tra filosofia e narrazione è forte, perché sta narrando, è pieno di aneddoti, è pieno di miti, e il mito come narrazione viene in soccorso al logos quando non sa dirimersi nelle questioni più potenti. Quindi, fin dall'origine c'è almeno un rapporto molto complesso tra filosofia e letteratura. Vengono alle mani, nel senso proprio del termine, entrano in conflitto, ma non sono totalmente scindibili. Anche perché nella storia della filosofia abbiamo dei classici della letteratura. Se io vi dico Lucrezio, poema sulla natura, poesia, straordinario, uno dei vertici della letteratura. Era un poeta o era un filosofo? Era un poeta ed era uno straordinario filosofo. Ma se andiamo indietro prima di Platone, Parmenide, che scrive un poema sulla natura, poeta e al contempo filosofo. Quando Agostino scrive le confessioni, ma che genere è? Cosa racconta delle confessioni? Racconta la sua vita, racconta di sua madre, si è sommato dalla mamma, Sant'Agostino, racconta della sua gioventù assolutamente senza regole, era davvero uno qualcuno che si è goduta totalmente, poi si è convertito, però tanto ci racconta tutto, racconta autobiografico. Letterariamente un testo straordinario, una bellezza straordinaria che voi vi vedete. Venite, faccio naturalmente delle semplificazioni, naturalmente ci sono controesempi, però venite a tutto quello che è la tradizione che citavo prima dell'illuminismo, Voltaire, voi avete opere letterarie, avete romanzi, avete compiti filosofici, avete il teatro, avete anche pensieri, però
so uguale, autobiografie, confessioni, Diderot uguale, il grande movimento dell'illuminismo si misura anche con la necessità di entrare nello spazio pubblico, quindi evitiamo il trattato medievale, usiamo dei mezzi che possono leggere tutti. Il Candido di Voltaire lo potete dare tranquillamente a leggere a uno studente prima liceo, senza problemi. Quindi la filosofia ha un rapporto complesso con tutta la sua storia col desiderio di letteratura, col desiderio di scrittura. C'è una parte che si illude che forse eliminando la letteratura, il desiderio, venendo verso la razionalità, verso un paradigma più scientifico, la filosofia possa assumere più forza, cioè contendere alla scienza il campo del sapere. Ma nel Novecento si vede che non è così. Derrida e altri lo vedono chiaramente. Quell'antico dissidio sembra ricomporsi e filosofi come Derrida, Alain Badiou, poi farò un altro esempio italiano famosissimo, dicono è tempo di sorpassare questa linea di frontiera e tornare a contaminare in maniera forte letteratura e filosofia. E allora scrivo il mio epistolario amoroso, che al contempo cos'è? Un romanzo amoroso fatto di epistole, ed è una riflessione filosofica. Ma se voi ci pensate, grandi testi della filosofia del Novecento, come faccio a espungere Dostoevskij? Perdo davvero tanto della filosofia del Novecento. Pensate che cos'è la recherche di Proust. Voleva scrivere un saggio, poi voleva scrivere un romanzo, poi cerca una forma intermedia, poi scrive quell'opera straordinaria che è la recherche, dove avete una riflessione surreale fin dalla prima pagina enorme. E la recherche, con la difficoltà di scrittura che ha col periodare, con questa sintassi che sembra non finire mai, è un modo per adeguarsi a un reale che non è più moderno, va verso l'esplosione, e quindi io devo seguirne tutte le sfumature, eccetera. Posso stare 10 pagine davanti ad Albertine che dorme e descriverne le sfumature per dire che cos'è un volto, cos'è il volto della mia madre, giù, pagine di... Per non parlare di Musil, l'uomo senza qualità, un testo anche più pesante, un testo straordinariamente di pensiero. Quindi Derrida, come altri, cercano di varcare la soglia. Non tutti però ci riescono. Derrida ha un problema enorme. A un certo punto scrive questo alla carta postale, poi vuole fare il passo ulteriore, il romanzo. Ad oggi noi abbiamo dei frammenti di un romanzo che lui ha scritto su 4 tracquini, doveva mettere insieme, ma quando io gli chiesi a sua moglie, ero a Parigi, ma posso consultare? No. Nessuno può consultarlo, deve stare lì almeno 20 anni. Deve stare lì quello e tutto il resto delle lettere che lui e la Gaczynski, cioè la sua amante, si sono scritte. Poi sono migliaia di lettere che andrebbe a comporre davvero, ma per ora lei dice non le vede nessuno, solo dopo la mia morte. Quindi c'è un archivio di Derrida, diciamo romanzo, non possiamo leggere tutto l'archivio delle loro lettere che dovevano andare a comporre una parte di questo romanzo, e però è tutto bloccato lì. Lui non c'è riuscito, però noi abbiamo un esempio straordinario in Italia di scrittore che noi non consideriamo tanto filosofo, ma che di formazione è filosofo e tutta la sua vita resta filosofo, che è stato l'altra persona con cui quando ero a Parigi mi ero confrontato, per me erano i due grandi maestri, cioè Umberto Eco. Che cosa fa Eco di straordinario? Eco è allievo di Parison a Torino, si laurea in un gruppo di grandi filosofi, Eco, Vattimo, Sergio Givone. Sono 3 allievi di Parison, cioè di un filosofo che via Schelling vuole contaminare filosofia e letteratura. Givone ha scritto romanzi noi meno noti. Vattimo ha scritto a un certo punto autobiografie e non gli sono riuscite benissimo. Eco a un certo punto scrive questo romanzo che conoscete tutti, Il nome della rosa. Però Eco non si preoccupa di dire sto facendo un'operazione filosofica, molto più avveduto anche in termini proprio di collocazione sul mercato del prodotto per farlo circolare nello spazio pubblico, come Platone quando compone i dialoghi. Però se andate a vedere nella bandella della prima edizione, che io ho cercato per tanto, poi finalmente l'ho trovata, il prezzo non diciamo buonissimo, poi l'anno dopo l'ho vista a 5 euro su una bancarella, non te l'avevo detta. Letta sempre l'isola del Bartoschiaggio. No, quella no, quella no, quella l'avessi dopo, quella l'avessi dopo. Però sempre, era sempre d'estate, Su una spiaggia. Non intendo, ricordo, non vorrei entrare nei dettagli, però a quei tempi la leggevamo insieme a una ragazza. E sempre perché naturalmente non c'è filosofia senza legame amoroso. E non era mai. Ecco, quando scrive Il nome della rosa, nella bandella della prima edizione dice: su ciò che non si può teorizzare bisogna narrare. Derrida pochi anni prima aveva scritto: ciò che non si può dire bisogna scriverlo. Wittgenstein anni prima aveva detto: su ciò che non si può dire bisogna tacere.
la filosofia, Wittgenstein, filosofo, poi anche lui aveva un momento del merito, filosofo che dà vita anche a quella branca di filosofia che si chiama analitica, molto legata al concetto, alla scienza, che reputa tutte queste cose qua ormai letteratura che non serve più a niente, dice: quello che non si può dire ti fermi, devi tacere. Derrida invece dice: no, ciò che non si può dire, cioè non può essere significato come concetto, bisogna scriverlo, lo sfidiamo con il desiderio di scrittura, proviamo a girargli intorno come idioti, ma che va alla cieca per parlarci dell'idea di amore. Però quella scrittura lì che non si fa narrazione, ma è una scrittura complessa, non sembra davvero arrivare. Eco fa il passo ulteriore, sa benissimo di quei precedenti, e dice: ci vuole la narrazione, cioè ci vuole una storia. Derrida, dal canto suo, in un altro testo, dice: l'unica cosa di cui ho un'enorme nostalgia è il fatto che io non sono mai riuscito a raccontare una storia, non so narrare. Eco sa narrare, ma lo fa in una maniera innovativa. Se Platone si prende i socraticoi loqui che circolavano, era il genere più diffuso al momento, poi ci sono rimasti i migliori, speriamo, cioè quelli di Platone, Eco cosa fa? Potrebbe scrivere il romanzo filosofico alto, no? Alto concettuale. Prende la cosa di genere considerata più bassa, il giallo, l'assassino, e costruisce attorno alla ricerca dell'assassino un dialogo filosofico. Perché la ricerca dell'assassino? Per caso? No. Perché in greco abbiamo quest'altra parola: chi desidera cerca naturalmente la verità, ma anche se devo scoprire come funzionano le cose, la causa prima. La verità è anche causa prima, Dio è causa prima. In greco causa è aitia, che però ha anche un altro significato giuridico, cioè colpevole. In termini giuridici, quello che in termini concettuali è la causa prima è il colpevole, cioè la causa prima di una serie di eventi. Il giallo ha una struttura di indagine filosofica perché attraverso indizi io devo scoprire qual è la causa prima di tutto questo, o movente, ciò che muove. Per Aristotele Dio era ciò che tutto muove, quello che per Dante è l'amor che tutto muove, le altre stelle. E quindi Eco sceglie con cognizione una cosa considerata bassa, ma giocandoci la porta dell'alto, con un testo che ti tiene inchiodato perché tu vuoi sapere il colpevole, però mentre sei lì che lo segui, Eco ti porta in giro, usa tantissime cose. Ho fatto un seminario di un anno intero, il mio suo, sulla Prima della Rosa, perché è ricchissimo. Ad esempio c'è tantissima logica dell'abduzione all'interno, che è importante, oggi è importantissima. Per fare un esempio, usare la logica dell'abduzione, se qualcuno ha mai visto la serie TV Dottor House, il Dottor House, che sembra tirare a caso in queste, usa la logica dell'abduzione. Perché è importante la logica dell'abduzione in un romanzo come Il nome della rosa? Perché in uno spazio in cui la filosofia come concetto non riesce più a muoversi, perché il reale è sempre troppo complesso per essere afferrato, il reale dopo la modernità sembra esplodere in sistemi caotici, ho bisogno di altri strumenti. Quale? Questo di esempio della logica dell'abduzione, cioè di fronte a un evento non cerco la causa e non ipotizzo neanche quale possa essere se non la trovo, ma dico: se valesse come causa questa, succederebbe quell'evento? Io faccio un'ipotesi a partire da cui, se fosse vera, si spiegherebbe quell'evento, ma io non so se quell'ipotesi è vera. Cos'è la logica dell'abduzione? Capacità di intuito. Tra tante ipotesi possibili io ne cerco uno che mi sembra la più plausibile, non ho nessuna ragione per dire che sia quella, ma se tutto torna e do la capacità di unire insieme può funzionare. Allora, di fronte al caos io non posso mettermi lì razionalmente a ricostruire tutto, devo azzardare o tirare anche a caso delle ipotesi. Se fosse vera questa ipotesi si spiegherebbe, se voi vi leggete la prima pagina del Nome della Rosa dopo l'inizio del manoscritto ritrovato, vedete che Azzo Damert, che non è altro che una versione di un detective del Medioevo, di fronte ad alcuni segni arrivano poi delle persone, dice: ah, qui è passato questo cavallo che immagino si chiama così, e come ha fatto? Lo spiega Dazzo e dice: a partire da quegli elementi io ho ipotizzato che, ma tutte ipotesi molto campate per aria. Eco ci mostra forme di ragionamento che si adeguano alla complessità. Quando arriva alla fine e trova il colpevole, ed è la straordinarietà di questo romanzo, il colpevole in realtà chi è? Un libro, la scrittura stessa, come veleno, cioè a Platone, farmacon, e quindi ritorna a quello, non è, e dice anche il presunto colpevole, dice: io in realtà non avevo questo piano,
E a partire dal fatto che ho interpretato che tu, detective, pensavi che io agissi così, che mi sono conformato col tuo piano. La realtà non ha una struttura già data. Spesso siamo noi che la proiettiamo e ci muoviamo sulla base di quelle. Riusciamo a sopravvivere e orientarci bene se cambiamo spesso le nostre mappe cognitive, se non ci affezioniamo troppo alle nostre verità, che sono meramente strumentali, se scampiamo cambiare punto di vista o vedere che cosa mi propone l'altro. L'insegnamento di Eco da questo punto di vista è straordinario. Perché ci voleva un romanzo e chiudo? Perché con un libro di saggistica non ce la facevamo. Perché un libro di saggistica espone una tesi, massimo due. Se nello stesso libro mettete tre tesi che si confutano una con l'altra, vi non siete mai. In un romanzo avete bisogno di esporre una tesi, no? Avete personaggi che interpretano plurivocità dialogica di elementi e quindi avete una ricchezza che è adeguata alla complessità meglio di quanto non lo sia il saggio con una tesi sola. Con la scrittura del romanzo, non abbiamo parlato dei tuoi due romanzi, il primo è Abyss, sì. E il secondo Foresta di Tenebra. Così, da lettore, cosa ci dici dei tuoi romanzi? Poi lascio lo spazio, sì, ma visto che ha tirato fuori il genere del romanzo, ve l'ho già parlato molto e non voglio tediarvi ulteriormente. La scommessa lì era stata proprio quella di i miei due mai, l'altro era Eco, l'idea era di fare una cosa che riprendesse quel tipo di sfida, anche perché io ricordo quando ero a Parigi, frequentavo Derrida, ma mi capitò anche in una cena di incontrare Eco. Eco e Derrida non si parlavano molto, si leggevano, si ammiravano, si punzecchiavano. Eco era molto curioso per verso Derrida, Derrida teneva Eco a distanza, avevano questo comune amico pittore Valerio Adamo, da cui spesso io andavo a cena, grazie a Derrida che diceva secondo me mangia poco, studia troppo, invitalo, e quindi mi invitava a mangiare, eccetera. C'erano anche problemi molto concreti, un po' di cibo me lo portava mia moglie dalla Puglia, un po' Valerio Adami, io ero sempre in biblioteca a scrivere e leggere. Bene, vado ad una cena, c'è Eco, che incuriosito dal fatto, ah, sei allievo di Derrida, comincia a parlarmi, a raccontare barzellette, e gli parlavo proprio del romanzo. E visto che trovavo che fosse stata una sfida straordinaria, cioè che per me Eco filosofo era nei romanzi, e lui diceva, ma naturalmente è questa qua, è così. E il suo allievo, che ha pubblicato da poco una monografia per quella collana di Feltrinelli, sostiene la stessa tesi. Dobbiamo riprendere in mano i romanzi di Eco perché sono straordinari testi di filosofia. L'idea quindi era riprendere un po' quella sfida lì, che poi è stata un po' abbandonata, di misurarsi non col romanzo filosofico in cui io metto lì elucubrazioni, pseudodialoghi che poi uno apre e non molla dopo due pagine. Mi interessava il romanzo che tiene incollato anche in spiaggia, come mi capitò a me con Platone, il filosofo, se no scrivo il libro su Derrida che leggono in cinque, fine. Allora prendo quanto di più distante sembra l'action thriller, che rispetto al giallo ha inseguimenti, macchine, cose del genere. Allora prendo l'esempio di un filosofo americano, a cui la chiama l'auto da corsa, che studia la filosofia antica, e lì creo una storia che andrà avanti poi per tre, adesso questi sono i primi due che sono usciti, autoconclusi, eccetera, in cui voi avete un'avventura di ricerca di qualche cosa, che è naturalmente una ricerca di verità, ma nel senso anche poi concreto del termine, tra varie cose, momenti storici, il nazismo, eccetera, in cui si cerca di tenere incollato il lettore. Devo dire che visto i risultati questo è ottenuto. Al contempo avete tutta una serie di questioni filosofiche, che voi potete scorrere ignorando, che potete approfondire, su cui potete soffermarvi, quindi c'è una lettura, diciamo così, lineare, e poi possibilità di verticalizzare. Devo dire che quando uscì il primo fui davvero contento, perché su Venerdì di Repubblica Antonio Gnoli mise la foto di Eco e disse è un'operazione analoga, una sfida come quella di Umberto Eco su un terreno più contemporaneo, molto cinematografico, eccetera. Non a caso i miei studenti, che se gli do Hegel non apprezzano, però lo leggono, sui romanzi erano contentissimi, perché anche c'era un po' la rottura dello stereotipo, ma il filosofo d'azione che è in questi romanzi, che vive a Laguna Beach in California e poi va in giro per il mondo, è un ritratto di Jacques Derrida quando era a Laguna Beach, perché Jacques Derrida, complesso, eccetera, un filosofo che andava in skateboard, andava al mare, nuotava, bronzato, un bell'uomo. Bell'uomo, sì. Pensa filosofo. Veramente che anno era quando viveva a Laguna Beach? Laguna Beach dagli anni 80 fino ancora al 2000. È stato a Laguna e segnava Irvine, segnato Irvine, parte dell'archivio di Derrida Irvine. Aveva questa bellissima casa
sulla spiaggia, e lui quando tornava a Parigi era sempre abbronzato come... Ma perché era un uomo, amava nuotare, amava fare sport, faceva jogging e andava all'università in skateboard. Però ha avuto anche un incidente in auto, mentre andava in skateboard. Quindi, sì, in California. Ancora adesso. Adesso, quindi. Però appunto c'era questa dimensione anche un po' americana, non era il francese impiegato su se stesso. No. Quindi c'è un po' la storia di Derrida. E quei due romanzi sono stati una sfida di questo tipo. Poi in uno addirittura, per dire dove si può arrivare, no? Il produttore dei film di Checco Zalone legge il primo romanzo, si innamora, mi chiama, se qualcuno ha mai visto la serie TV Boris, è un personaggio così, produttore romano, oh famo, prendiamo, facciamo la filosofia, poi dopo comincia a dire, ma però ambientato America, l'Antartide, costa troppo, troppi incidenti di macchine, riduciamolo. Poi alla fine ha mollato, mi ha fatto fare una sceneggiatura su Michelangelo, però per dirvi, un libro così arriva a un pubblico totalmente diverso e ottiene effetti davvero poco premeditati. Quindi io resto legatissimo alla narrazione e devo dire che mi dà un piacere enorme. Il romanzo che sto scrivendo adesso è su un serial killer che uccide a Roma secondo i riti sacrificali della Roma arcaica, che dovrebbe uscire il prossimo Natale, quindi ci vorrà ancora un anno. Invece però. Adesso è uscito? Adesso è uscito Foresta di Tenebra, che è un'altra avventura di Michael, che si chiama così, il filosofo, e naturalmente è accompagnato da una figura femminile molto forte, dove il filosofo fa l'intellettuale e poi un po' d'azione, ma la vera figura tosta d'azione forte che lo aiuta è una figura femminile, la diottima. Quindi sei tu. Quindi è la... portavi il cibo dalla busta. No, beh, è più la piccolina, per come si muove, fa arti marziali e tutto, è Giulia, ecco. Perché lei picchia duro, quindi... Prego. Ci sono domande? Sì. Ma, bevo un secondo, un goccio solo d'acqua. Grazie. C'è dell'acqua? Prego. Lo scopo di scrivere un romanzo per poter esprimere delle idee filosofiche, dei concetti filosofici e tenere inchiodato un lettore, è anche un divertimento da parte di uno scrittore come te o è soltanto un mezzo? Allora, è un divertimento, se non c'è piacere nella scrittura come esercizio non si producono dei buoni libri. Per me ogni libro è singolare, diverso dagli altri, cerco uno stile diverso, un modo di scrivere diverso. Non c'è un libro che sia uguale a un altro, perché deve avere un significato. Per me inizia un'avventura scrivendo un libro. Il romanzo dà un piacere particolare, un impegno molto particolare, perché mentre il saggio si scrive nelle pause, eccetera, il romanzo tu devi stare in un mondo per un po', devi abitarlo. I personaggi non puoi farli parlare, cioè li fai parlare, ma ti devono anche parlare. Quindi mi diverte molto, perché articolare una storia è bello, cioè a me dà proprio piacere. Mi piace raccontare storie, mi piace costruire storie. Quando poi sono romanzi di genere mi dà ancora più godimento, perché tu devi far concatenare tutto e quando per caso sei a metà e ti accorgi che qualcosa che avevi fatto ti fa sconclusionare tutto, devi rimontare, lì hai anche momenti di veramente arrabbiatura e sconforto, cerchi di cavarti a mano, di togliere e rimontare. Però è anche un'esperienza di pensiero molto diversa. Io imparo molto dal romanzo. Non sempre capisco fino in fondo quello che dicono i personaggi e non me ne preoccupo nemmeno tanto, mi lascio proprio parlare, poi magari dopo vengono fuori per me delle cose dal romanzo o qualcuno mi dice delle cose a cui non avevo pensato, ma questo avviene moltissimo col romanzo, ci sono cose stratificate che nel romanzo, cioè il conscio lavora molto di più quando scrivi un romanzo, devi lasciarlo lavorare, se no il romanzo non viene, cioè se fosse un romanzo a tesi fai l'errore che fece un grandissimo filosofo, l'ho amato, la follia, Sartre scrive La nausea e un straordinario romanzo, poi pian piano fai romanzi a tesi. Cioè deve dimostrare una roba e gliela mette in bocca ai personaggi, allora lo senti che è ingessato, che è legnoso, che non funziona. E invece lì anche i personaggi dicono cose diverse, anche qualcuno dice ma dove vai a parare? Poi mi piacciono i personaggi anche quelli negativi, e lì ti prendi una libertà che è godimento puro. Quando se usi il cattivo solo come cattivo da far fuori non c'è divertimento, ma quando lo fai parlare,
quando gli fai dire pensieri di cui non potresti mai assumerti la responsabilità in un saggio, perché sennò ti cominciano a accusare, eccetera, e lasci parlare il cattivo, tu dai veramente profondità e sfumatura a un pensiero, non te lo potresti permettere così nel saggio, se non con tutte quelle formule retoriche, non affermo che tuttavia, e devi fare. Invece lì lo lasci parlare tranquillamente, poi lo metti in confronto dialogico, ma i cattivi, l'esempio cattivo, mi è stato fatto una bella recensione a Foresta di Tenebra, dove c'è un cattivo molto affascinante, che dice delle cose veramente pesanti, dure, a volte spietate, che io amo tantissimo come personaggio, e che tuttavia va a scavare su dei nodi dove a volte anche il filosofo poi si trova in difficoltà. Alla fine, riguardando questi due romanzi, il filosofo, che pure è il protagonista con cui dovrei identificare, non è davvero un personaggio né più ricco né più simpatico, perché lui sa le cose e le sa, ma spesso si inceppa proprio perché le sa, e la ricchezza viene da Beatrix, che non a caso chiamo Trix, ma Beatrix è figura dantesca, ma c'è al contempo Tarantino con Beatrix Kiddo, cioè tutto stratificato. Beatrix, che non è una guida, è un personaggio d'azione che ha fatto militare, eccetera, ed è con tutti i suoi problemi, però è lì che spesso troviamo delle risposte. Tra l'altro, in questo Foresta di Tenebra c'è anche tutta l'idea di andare a esplorare uno spazio oscuro come l'Amazzonia, e lì è stratificato. Io poi mi diverto perché se io devo descrivere la foresta amazzonica, potrei fregarmi e descriverla superficialmente. Invece il gioco è, uso l'esempio Lévi-Strauss che in Tristi Tropici va in Amazzonia, allora uso l'antropologo e stratificato trovate Lévi-Strauss, ma non è detto che uno lo capisca. Quindi ci sono tante questioni che io riesco a mettere lì, hanno una loro profondità, se uno voglia di scavare trova tanto, ma neanche io so bene dove sia il fondo lì dentro, quindi questo mi dà tantissimo. Bruno. Una domanda quasi personale. Sì. Non hai intanto, e riprendo alla parte iniziale, l'impressione quando fai queste considerazioni sulla dichiarazione d'amore siano considerazioni estremamente maschili? Cioè, siamo molto attaccati alla parola, ci sforziamo magari nella lettera d'amore, nella dichiarazione, cercare, le donne ci ridicolizzano con un gesto, con una sillaba. Noi cerchiamo la verità attraverso il logos, loro fanno, che hanno una visione più profonda. Cioè non è che la filosofia, non a caso sia sempre stata così maschile, per l'amore che noi abbiamo della parola, in cui noi crediamo di risolvere la verità, quando le donne banalmente ci distruggono con molto meno. Rispondo anch'io, dovrei dire, anche lei c'ha qualche esperienza dietro. Forse ci abbiamo tutti abbastanza. Però, no, però è interessante. Allora, la parola è evidente che è incancellabile, no? Il punto di vista di presa di parola. Se uno pensa, in termini di, spesso la filosofia ha il vizio di farlo, per cui io parlo da un punto di vista astratto, dal punto di vista del sapere. Sono un filosofo, quindi la mia questione di genere non conta, io sto parlando dell'amore. Non è detto che non conta, è proprio il mio punto. No, ma ho detto che non conta. Infatti è sbagliato pensare che non conta. È evidente che una scrittura, un pensiero ha una dimensione di genere. Se noi lo cancelliamo, creiamo un falso universale, che è poi uno dei grandi problemi sulle varie questioni del pensiero. Quel pensiero universale, no, uno potrebbe dire, è già connotato di genere, qualcun altro dice non solo di genere, ma anche etnico. Non solo etnico, ma anche geopoliticamente. Quindi quello è pensiero maschile, bianco, eurocentrico, eccetera. A un certo punto questo problema si pone, e si pone per la filosofia. Nel primo romanzo, non a caso, c'è dietro tutta la questione di ma la filosofia, dove diavolo nasce? È la parola dell'uomo bianco greco razionale? E allora c'è tutta un'ipotesi, di cui ho fatto tradurre anche un testo a livello saggistico, ad esempio dell'origine egiziana, cioè africana, della filosofia. A un certo punto ci sono studiosi americani di colore che dicono, ma scusate un po', ma la filosofia, guardate che nasce in Egitto, c'è il viaggio di Platone in Egitto. Cominciamo a complicare un po' le cose. Se voglio fare il primo filosofo è di colore, panico, Platone nero. Scrive questo grande filosofo Atena nera, e l'origine della filosofia greca è in Africa. Quindi la questione della connotazione di genere è una questione da tenere in assoluto conto. Quindi, inevitabile che sia incancellabile. L'altro punto è, se è vero che è incancellabile, dobbiamo anche non ricadere nell'altra banalità per cui il genere è una roba monolitica. Io sono maschio, fallico, centrato, virile, eccetera, in me c'è nulla di femminile, non ho nulla a che fare, ma quando mai?
la questione della costruzione di genere è una questione di tipo biologico, ma anche culturale. Allora, quando dico di genere, quale maschio? Il maschio dell'Atene del IV secolo? Il maschio dell'Atene del IV secolo, quando rivolge una parola d'amore, la rivolge un altro maschio, no, rivolge una donna. Già siamo in un contesto totalmente diverso. Non c'è Eros a questo livello alto che non sia maschile. Alcibiade e Socrate, la guerra di Troia, sappiamo, Achille perché si arrabbia, perché ritorna in battaglia, eccetera. L'amore di un certo livello è amore etnico di quel tipo. Quindi, quando io faccio un discorso, già ne faccio di un altro tipo, perché nella nostra società il paradigma considerato sul posto normale è quello eterosessuale, almeno lo era fino a un po' di tempo fa, adesso questo paradigma si sta distribuendo per fortuna. Quindi, assumo la mia identità di genere, ma con la consapevolezza che la mia identità di genere è un costrutto culturale. Che quando io intendo maschile, è maschile già dell'inizio Novecento, non è maschile di fine Novecento, non è maschile di oggi, il mio maschile non è maschile di mio padre. Questo non significa che non c'è genere, ma che è un costrutto a cui io stesso lavoro. La crisi del maschio oggi è anche la crisi di una parola che non si sa ricostruire un'identità un po' diversa rispetto a quella che Albi si è lasciata alle spalle. Quello che dice lei, non generalizzerei mai questo fatto, anche la polarizzazione. Noi siamo la parte della parola, le donne fanno... non lo so, non mi piacciono le generalizzazioni, però troverei un dato. Il maschio sicuramente ha un rapporto molto particolare col problema della parola come presa sul femminile. Il momento della seduzione, c'è questo lavoro sulla parola, eccetera, ma è lì dove misuro inadeguatezza, desiderio, capacità, sfida, possibili scacchi. Guardate che la parola, logos, è anche fallogos, non c'è parola. Il maschio, la cui parola venga irrisa, ferita narcisistica non da poco. Allora, il problema è che, e lo affronto nella dichiarazione d'amore, un maschio che è degno di questo nome, cioè all'altezza di una sfida di un tempo, ma dovrà anche misurarsi con il rischio di esporsi al ridicolo a ogni parola d'amore. Questo non significa che allora il maschio non parla più, ma ti sai far carico del tuo ridicolo nella presa di parola quando fai la parola amorosa che non è solo presa? La donna ci sa giocare molto di più. Giocare significa saper maneggiare qualcosa, ma con una certa libertà. L'uomo, sempre con tutte le virgolette che volete, eccetera, può essere più inchiodato per una certa tradizione, ma forse vale per una generazione e non per un'altra, a un certo tipo di io ho il dominio di una certa parola che ha potere. La parola che ha potere, dico, perché quella parola lì, quando che viene irrisa, se io irrido una parola, perde di potere. Allora, al maschio è l'idea che la sua parola sia potente. Ti spiego. Adesso ti spiego, io ti faccio capire, io ho il sapere, eccetera, tu non hai capito. C'è questa idea, c'è stata, c'è ancora, eccetera. Un maschio che sa ridere delle proprie parole è un maschio che sa ridere e giocare con il proprio potere. All'interno della Il nome della rosa, il secondo libro della poetica che era tenuto nascosto, qual era? Sulla commedia, perché c'era il problema del riso. Perché? Perché il riso scardina le gerarchie di potere. Se il logos che è incarnato viene irriso, allora c'è il sovvertimento. Allora, il problema oggi di un maschio è sa ridere con le proprie parole, sa far ridere con le proprie parole. Facciamo un passaggio dalla filosofia alle riviste, come sedurre una donna, eccetera. Sai far ridere? Una delle prime robe. Quando scrivevo mi interessavano queste robe, no? Perché sono anche interessanti. Sai far ridere? Un maschio che sa far ridere, funziona, eccetera. Banalità buttata lì, però in realtà c'è anche in tutte le cose studiate, in tutte le sfumature, qualcosa di interessante. Saper far ridere è anche qualcuno che non gioca solo la carta del potere, della parola, dell'integrità, eccetera. Un maschio che gioca però è un maschio che va verso tutto, apre un campo semantico che per lui è pericoloso, perché le parole sono inquadrate armi, sono vestiti, comincia a ghindarsi con le parole, gioca con le parole, usa le parole. E quindi va verso il travestimento, e allora va verso un po' femminile, la retorica è travestimento del logos. Non la faccio lunga, però appena si scivola si aprono tutta una serie di problemi, bisognerebbe averli ben presenti tutte le volte. Io non credo che il maschio debba rinunciare alla parola. L'ultimo passaggio tra il dire e il parlare, deve usare parole che fanno cose. Fanno le cose. Voi, cos'è l'ultima parola che dovete mettere qui? È performativo. Noi siamo abituati che il linguaggio del sapere dice qualche cosa. Io ti racconto, io ti dico, io ti spiego.
la parola è un mezzo e veicola qualche cosa, un significato di concetto. Nella seduzione, nel rapporto amoroso, non basta quella parola. Deve avere, dicevo, la parola prima, che tocca, che fa qualcosa, fa piangere, fa ridere. Ma quando diciamo che fa piangere, fa ridere, ferisce, eccetera, fa innamorare, eccetera, noi diciamo che il linguaggio fa qualche cosa. Non è una mera metafora. C'è tutto un ambito studiato a partire da un certo momento del Novecento, ma che aveva già presente Aristotele, che si chiama performativo. Una promessa non dice qualche cosa, fa qualche cosa. Il sì a una risposta fa qualche cosa. Il linguaggio performativo è un linguaggio che sa fare qualche cosa con l'altro. In realtà noi lo usiamo sempre, non è che comunichiamo. Ma allora ci sappiamo fare con queste parole che fanno le cose o siamo totalmente imbranati? Spesso il maschio si trova imbranato con queste parole con cui dovrebbe fare le cose. La donna, se volete, forse ha più capacità di giocare con questo registro, però mi fermerei qui perché non mi piace. Se scadiamo nelle polarizzazioni, non ci credo. Però è evidente che, secondo me, un certo discorso sul rapporto tra la figura maschile, una certa idea di linguaggio e una certa sua trasformazione, oggi è uno dei campi non da poco. Pensate a che cosa sono oggi gli usi linguistici dei nuovi social, dei nuovi mezzi di comunicazione con soggetti che già a livello normale verbale non sanno comunicare così bene, e avete tutti gli effetti che potete avere, perché oggi governiamo col linguaggio. A proposito del linguaggio che fa cose, un tweet cambia un pezzo di storia oggi, una parola, non è ancora un tweet, tot caratteri. Abbiamo un presidente americano che governa con tweet. Abbiamo qualcuno che va e twitta una parola e sono in pericolo i nostri soldati, un altro. Teniamo conto che oggi la dimensione performativa del linguaggio è amplificata. Gli strumenti social danno un'amplificazione enorme al performativo, prima non c'era. Però è come se noi avessimo in mano armi nucleari e non sappiamo usare neanche una pistola per tirare gli elastici. Questa è la situazione del nostro rapporto con questo. Quindi un altro campo, però a proposito di rapporto genere, linguaggio e... Ecco, Mauro voleva fare una domanda Mi ha incuriosito, sì? Sentendola parlare, cambio completamente argomento. Sì? No. Cos'è stato per lei, per un filosofo, un maestro? Non rischia di essere un amore, come dire, limitante del proprio... Grazie della domanda, perché io me l'ho dimenticato l'altro pezzo della tua domanda sull'eredità. Sì, grazie. Mamma. Grazie davvero. Allora, domanda enorme, perché quella questione del maestro, la questione dell'eredità e di tutto. È evidente che quando io ero giovane, conosco Derrida a 24 anni, lui in quel momento era uno dei più grandi filosofi viventi, è stato uno dei più grandi filosofi del Novecento, quindi il rapporto con una persona di quel tipo era naturalmente è ammirazione, dedizione, per cui lo studio deve capire, parlare con lui prima, con tutto quel tipo di rapporto. È evidente che una parte del rapporto tra maestro e allievo è inevitabilmente così, e la parte d'allenamento è inevitabilmente così. Arriva però il momento in cui tu hai voglia di misurarti con lui e provarlo. Questo vale a tutti i livelli, lo trasporgo di nuovo sull'altra parte, che faccio delle arti marziali. A volte mi viene voglia di combattere con i maestri le cinture più alte. Mia moglie non lo fa, torno a casa, l'ultima volta che l'ho fatto è stata dura, ancora i piedi fasciati, però ti viene la voglia del corpo a corpo, del misurarti. Se non hai il coraggio a un certo punto di misurarti col maestro, allora non c'è vero rapporto. Un rapporto di trasmissione solo di sapere non c'è dal vivo. Derrida su questo diceva: scoprire che cos'è un maestro significa scoprire alla fine che il maestro, come la vita vera, non esiste. Ma non è che quando scopri che il maestro non esiste uno scacco, e lì scopri veramente il valore del maestro. Cioè lui non ti ha mai indirizzato davvero da una parte, non ti ha dato, ti ha fatto scoprire la tua specificità, ti ha permesso di scoprire il tuo proprio stile, che è un lavoro enorme, per questo i maestri non sono tanti. Il maestro non è qualcuno che ti trasmette un sapere, è qualcuno che ti aiuta a scoprire il tuo stile singolare. Quando l'hai scoperto, tu fai a meno del maestro. E allora capisci quanto è stato utile il maestro, cosa? A toglierti la possibilità di averlo come qualcuno che ti insegna davvero qualche cosa. Il libro inizia con tutto il problema, allora, che cos'è ereditare? E in fondo dico, in fondo la vera eredità di Derrida è
quello che non c'è stato, quello che non ha avuto luogo, quello che deve ancora venire. Perché c'è una sua frase che io ho amato da sempre: l'eredità è un compito, ti sta davanti. Cioè io devo, a partire da lui l'eredità diventa un compito. Quando gli dissi una volta: ma perché non lavora Jacques del voi francese, lei non lavora sulla cultura di massa, su queste cose qua, e mi disse: siete a voi di far, dovete fare voi, tocca a voi. Io ho fatto questo, cioè l'eredità è anche prendere qualcosa di lui e portarlo di stampe. A un certo punto dico che ho capito davvero di aver ereditato qualcosa di Derrida quando ho fatto qualcosa che per Derrida non sarebbe stato riconoscibile, che non poteva accettare totalmente come derridiano, ma cui avrebbe detto sì. Lui aveva questa straordinaria capacità. Arrivi nel punto di massima distanza e non puoi volere il riconoscimento del maestro, non te lo può dare, non puoi riconoscere, e tuttavia è, mi diceva, oui, j'accepte, sì, accetto. Che non è te lo riconosco, ma tu devi sopportare il fatto che lui non te lo riconosce e che quindi a quel punto cammini davvero da solo. Lui è stato un maestro straordinario di questo tipo, che ti ha insegnato a fare questo. Questo non crea la scuola, infatti gli anni poi si ritirano per loro, non si mai accorgono di niente, esce il mio libro, so che si sono visti, mai visto, ha fatto, e poi quegli altri. Perché non crea la chiesa, non crea la scuola, non c'è la voce del maestro da interpretare. Possibilità di c'è sistemare. Se per sempre. Tocca a voi, tocca a te. Questo però implica che comunque quando sei sotto di lui e t'alleni con lui, i suoi seminari erano 2 ore, lui che legge un testo difficile, poi ti dice: bene, adesso leggete Heidegger, bla 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 bla, per la prossima lezione leggete tu, e tu vai, ti leggi e ritorni. Pausa, discussione, e di nuovo. Quando dice, quando avete fatto tutte le devoir, tutti i compiti a casa, ma lui fa, allora poi vi prendete la libertà di decostruire. Lui era considerato un filosofo della ricostruzione, quindi che smonta, rimonta, libertà assoluta, ma lui dice, per arrivare a far questo, prima ti fai tutto il resto, comprensione del testo, studi la filosofia, il greco, la filologia. Quando sei tutto questo ti prendi le libertà assolute, altrimenti è improvvisazione senza preparazione. Quindi per me è stato un maestro in questo. Ti dà veramente forza, alla fine tu poi vai, non ti preoccupi molto poi degli attacchi, delle critiche eccetera, perché sai che con questo ti misuri, ti ha dato però un bagaglio. Grazie. Prego. Direi che però sei stato un grande amico, perché visto come riesci a costruirla, a me sorprende, non tutto quello che a me sorprende la tua capacità di costruire. Difatti per me personalmente, la persona in conta, la filosofia è fantastica perché costruisce, e sono d'accordo, come tu hai iniziato, non è astratto. L'altra cosa che parlavi con Bruno, il mondo è maschilista perché è basato sulla forza fisica. Non lo vogliamo mai dire. Oggi perché la società è in crisi? Perché la forza fisica non ha più, non è più forza. Perché la donna guida qualsiasi mezzo, fa, è più intelligente. No, è più intelligente. Io lo dico a mia figlia, ho una figlia che è abbastanza brava, no? In economia e commercio. Claudio, ora ti diamo la parola. Non sei tu che sei bravo, sono gli altri che si sono addormentati. Come motivato. Ma lo penso realmente. È così. Grazie Alberto. Claudio. Arrivo. Pensando alla carne, no? Quando fa la differenza tra l'altro godimento e il godimento fallico, non potrebbe essere il godimento la differenza? Allora, qui arrivo su questo. Parto da questa che è più tecnica. Vedi che qua c'è allora, Lacan, che per me è uno straordinario punto di riferimento, un pensatore. Questo, c'è Lacan dietro, se vogliamo, tutto questo, perché questo libro mi è stato chiesto da un amico, un pensatore che stimo molto, che è Massimo Recalcati. Io non pensavo più di scrivere su Derrida, ho già scritto le mie cose. Massimo un giorno mi chiama, mi dice: per Feltrinelli dobbiamo fare un volume su Derrida, non puoi che farlo più.
e dico ma io non vorrei, ma ha detto libero, corpo a corpo con Derrida vai, eccetera, lo fanno. Dietro Massimo c'è naturalmente Lacan e c'è un pensatore che io amo moltissimo. Di più, il rapporto, non apro la parentesi, ma Lacan-Derrida è un rapporto profondo, complesso, ancora da indagare, perché loro si sono amati moltissimo. C'è un testo di Derrida che è Pour l'amour de Lacan, per l'amore di Lacan, e dice io e Lacan ci siamo amati tantissimo, in realtà si sono litigati moltissimo, cioè sono presi a pessime parole, tutto, però è un rapporto molto complesso. La questione interessantissima del godimento è che Lacan dice una cosa secondo me vera: quando pensiamo al godimento c'è un godimento fallico, godimento di sé, che è quello maschile, e noi siamo inchiodati lì, quel tipo di godimento molto ottuso, anche il detto godimento idiota. C'è un altro tipo di godimento che per Lacan è quello femminile, che va a indagare, che è anche quello della mistica eccetera, che è uno spazio totalmente ampio, che a noi fa molta paura, difficilmente esperibile, per cui c'è un abisso per Lacan tra, in fondo, tra come gode il maschio e il godimento femminile, da lì la distanza, da lì anche il fatto secondo Lacan che il n'ha pas de rapporti sessuali, dice, non c'è rapporto sessuale, nel senso che non c'è mai vero incontro tra questi due godimenti, perché si cercano cose differenti. Però, è un tema complesso, la questione del godimento che ha altre sfumature rispetto a quella fallica è molto interessante, perché non è così escluso che ci sia un godimento anche maschile che va a comunicare con quel dato. Lacan per me è un po' troppo rigido su questo punto. Io, come Derrida ed altri, ma con lo stesso Recalcati abbiamo anche, siamo molto amici, ma abbiamo litigato proprio sul tema del godimento, sarei per non inchiodare al genere così come è percepito culturalmente queste due forme. Esplorare l'altra forma di godimento è, secondo me, fondamentale. Fondamentale per l'identità del soggetto, fondamentale per andare incontro ai problemi del tema della forza, della violenza, eccetera, perché quel godimento fallico è tutto legato anche a una dimensione di potere, di sottomissione, di possesso, eccetera. E quell'altro tipo di godimento insegnerebbe a vivere. Lei ha parlato del tutto il problema della forza, un problema enorme, non sarei così sicuro, perché la forza è forza fisica, ma non è mai stata solo una forza fisica, che non è anche forza simbolica, forza di presa di parola, non è tale. Il problema è che nell'antichità è stata tolta la parola alla figura femminile, alla donna, la donna è stata privata della parola, e da lì la presa del potere con forza fisica, con forza fisica, con forza fisica, ma anche con forza, sì, però attenzione, perché poi è tutto un elemento che dove la forza discorsiva è anche fisica, se fosse solo non basta una società di guerriere per dare forza alle donne. Detto questo, la questione della presa di parola nello spazio pubblico, il diritto di voto, tutte queste cose sono un cambiamento nei rapporti di forza. Ci credo che il maschio contemporaneo è scombussolato, ha perso tanti privilegi in una gerarchia che oggi non è più sua, ma il problema è del maschio che deve reinventarsi, perché i passaggi all'atto che vediamo, che sono drammatici, sono i segni di assoluta impotenza di un soggetto devastato dalla capacità di accogliere l'altro finalmente in uno spazio. Non l'aveva mai accolto in quest'altro, non c'era stato mai. È come se incontrasse fino a oh, allora esistono le donne, terrore, devo far fuori. Allora mi confermi che quello che dico a mia figlia è perfetto. Non è lei bravissima, sono loro che sono incapaci. Che ci siano dei maschietti incapaci, no? Io sono molto d'accordo. Vedo no, ma generalizzo che tu hai detto, non mi piace generalizzare. No, però che ci sia un problema di genere col maschio contemporaneo, col giovane maschio contemporaneo, è un dato davvero inconfutabile e abbastanza, bisognerebbe risolverlo al più presto, perché tutti li vedi in università. Spaesati, spersi, le figure femminili sono molto forti. Ma vedi che in Germania i teutonici, cioè le persone più potenti, eccetera, hanno rieletto un'altra donna. Meno male. Ugualmente brutta, ecco. Tanto per essere politicamente corretti. Lo chiedo a proposito di questo, ma queste donne invece desideranti, che sono attratte da questo tipo di uomo qua, come si spiega se l'intelligenza che hanno a priori, che non riesce a capire invece il personaggio che è di fronte? Allora, una cosa ci tengo a dirla, perché non mi piace mescolare i gisti. Cioè, la dimensione psicologica non è il mio campo, se no vi dico delle banalità e allora non ha senso.
dico quello che mi interessa, quindi rientriamo in un campo psicologico, eccetera, io posso usare degli strumenti, ma non è il mio mestiere. Dal punto di vista dei ferri del mio mestiere, dico, possiamo usare, che il problema del desiderio, dell'infatuazione, dell'attrazione non segue le vie della razionalità, del logos. Io posso sapere molto bene che quel soggetto lì non mi porta distante, non è fatto femminile o maschile, non è fatto per me, e tuttavia mi interessa proprio quello lì o proprio quella lì. E là non mi schiodi con la razionalità. Il problema dell'innamoramento è anche una questione di questo tipo. Socrate si innamora, ma non di un altro, si innamora di Alcibiade, che è uno scapestrato, violento, ingannatore, però scatta la scintilla. E quindi lì, perché? Perché c'è anche un altro problema che non abbiamo appena sfiorato. L'amore fatto di parole, ma il corpo gioca una dimensione, signori, imprescindibile. Ma qui questa cosa di Socrate non ce l'hai mai detta. Come non me l'ho mai detta? Infatti, perché Socrate va nel simposio, si è fatto bello per un bello e si è messo i sandalini. Ma non sei un saggio, un paio di anni fa. Lì c'è tutto il corpo dei filosofi, è tutto un ampio problema che si apre. Ma allora, Socrate era particolarmente brutto, però intanto ci viene raccontato che era brutto, perché non è una cosa trascurabile. Per il greco, il valore, l'arete, la virtù. Calosca Gazzossa ha un aspetto fisico, sono belli, la statua brutta non te la fanno, ma perché è politicamente corretta, facciamo l'atleta grasso, ma no, è un greco, non ci sono i canoni greci, c'è il canone, eccetera, c'è i canoni, si allenavano, eccetera, quindi non c'è il problema. Socrate era brutto, aveva gli occhi fuori dalle orbite ed era particolarmente brutto, aveva però un suo fascino particolare. Perché? Perché il concetto di bellezza è comunque un concetto complesso, e questo ce l'abbiamo anche noi. Non basta la bella forma, ci deve essere, ed è stato chiamato nell'estetica, il non so che. Cioè c'è qualcosa che io non mi spiego, non è proprio bellissimo, bellissimo, ma mi attrae di più che quell'altra che è tutta bello, bello, eccetera, ma gli manca quel qualcosa. Ti deve toccare, è il punctum, quella roba lì che mi tocca. Lacan diceva il petit objet A, l'oggetto A piccolo, che può essere un'imperfezione, un modo di dischiudere la bocca, i denti, l'occhio, e tac, quella roba lì, e non c'è niente. È un l'agalma in greco, nel simposio, qualcosa che a un certo punto brilla. Socrate c'ha l'agalma, a un certo punto qualcosa brilla e attrae tutti a lui. Ed era un seduttore non da poco, ma di quelli feroci. Come l'attaccante del Brasile. Non, ecco, sul calcio io sono totalmente impreparato. No, però si chiamava Socrate. Ah, ok. Era bruttissimo. Io sono costretta, sì, a... Staremo qui ancora fino a mezzanotte ad ascoltare Simone, perché veramente abbiamo fatto quasi le 10, non ci crederai, ma credo che sia stato così interessante ascoltarti, che veramente ci hai fatto veramente un regalo stupendo. E ringrazio a tutti per essere intervenuti, aver dato vita veramente a questo dialogo, a questo incontro vero. Non ci sono tanti spazi così dove si possa effettivamente dialogare. Vuoi tornare quando vuoi? Quando vuoi. Sempre. Grazie. Quindi noi ti ringraziamo per averci tanto.